come i salmoni, risaliamo la corrente naturale del sentiero. Questo che avete appena sentito è l'urlo del salmone che risale la corrente. Ma attenzione, fuori stagione, ma comunque mucche! Buongiorno amici, bentornati sul canale. Come potete vedere, basta garage, torniamo sui sentieri con un grande tema di queste settimane. Ormai siamo prossimi all'inverno, siamo partiti con 0 gradi, e allora il segreto per non morire di freddo e per continuare a divertirsi anche d'inverno in bici qual è? Abbigliamento tecnico, magari il pantalungo, ma soprattutto pronti via una bella salita al 20% e ti scaldi senza problemi. Oggi giro nella bassa Val di Susa perché da qua non si vede, ma ha nevicato piuttosto basso, e quindi direi che possiamo ufficialmente dichiarare chiusa la stagione dei giri in quota. Però è un giro che collega diversi giri, dovremmo divertirci. Oggi facciamo i mountain vero, prendiamo i single track che di solito si fanno in discesa e li facciamo a salire. Buongiorno. Non fate la faccia da cinghiali. Ah, ok, questo è il single track che arriva alla chiesa, giusto? Ah, in discesa è fighissimo. Sempre più in salita. Aia. Rumori di cambi gracchianti. Fango più foglia. Sempre più challenging. Ah, uff. Cambi che si spezzano. Ah, no. Uff. E naturalmente se fate sentieri pensati per scendere in salita, fate occhio, sguardo lontano, cercate di essere rumorosi in modo che eventuali rider che dovessero scendere vi vedano prima che sia troppo tardi. Attenzione alla neve, d'altronde meno di un mese a Natale. Ecco, se uno vuole trovare delle sfide anche su asfalto, quindi una bella salitina al 15%, la cospargi di ghiaccio e provi a salirla in bici. Con questo po' di vista non potete far altro che iscrivervi al canale, pulsantino in basso a destra, perché settimana prossima potrebbe arrivare anche una bici nuova da provare, forse. Dai, iscrivetevi, andiamo. Strano rifare i single track al contrario. Sì. Proseguiamo. Wow. Power stage prarotto. Forse vi ricordate di questo single track da questo video. Grande la turbolevo. Le Specialized hanno questa caratteristica nella gestione dell'erogazione, che il motore continua a spingere anche tipo per mezzo secondo dopo che si interrompe la pedalata, e questo ti consente di avere l'abbrivio per superare gli ostacoli in salita senza rischiare di sbattere le pedivelle. Salire sul tecnico non è per niente banale.
da bilanciare bene i pesi, muoversi avanti e indietro per far aderire le gomme, gestire la potenza e anche i battiti. Qua volendo c'era la seggiovia per salire, veniva a fare downhill, ma noi abbiamo preferito pedalare. Non era vero, quella dovrebbe essere una vecchia teleferica per portare su e giù i carichi. Gente con i newton metro! Questo che avete appena sentito è l'urlo del salmone che risale la corrente. Non si sente quasi mai perché il salmone ha la testa sott'acqua, ma l'ho visto su National Geographic, fa così. Oh, e adesso giù sulla neve a sgommare. Adesso cado e mi faccio male alla spalla. Foglie gialle giù, foglie gialle giù. Cerco di star su, cerco di star su, con le foglie giù, con le ruote giù. Ai 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 ai, signora mia, quando ti dicono rompi le catene, sii libero, no, non si riferisce alla bici. Adesso Amy, che ha ripreso completa funzionalità nella mano, che si era guastata durante l'enduro 2, ci fa vedere come si sostituisce una maglia della catena. A few moments later. Oh, ed ecco fatto. Catena riparata e si riparte. Finalmente un po' di discesa. Ah, perché di bike si può usare anche in discesa. Io so che ogni tanto vi dico delle cose che non vi aspettate, ma sono segreti comunque che l'industria vuole tenerci nascosta. E invece ve lo dico, si può andare in discesa anche con il bike. Ah, quanto mi fa godere il bike qua. E su di lì, che in GoPro sembrerà una salitina, invece è un bello strappo. Che spettacolo! Ma buttalo via, sta pedalata con le montagne di fronte. Cascata, per fortuna loro e non io. Devo dire, anche questo pezzo di mangia e bevi con l'elettrica è veramente la morte sua. Molto piacevole in mezzo al bosco, come i salmoni. Risaliamo la corrente naturale del sentiero, che in bici dovrebbe andare in discesa. Arriva al 70% almeno. Porca troia. Andiamo a cercare l'orrido. E come diceva Kierkegaard, se guardi l'orrido, l'orrido guarda in te. Passaggio nelle borgate. Uff, che palle. Comincio a dirlo. Ho fame, non c'è più voglia di pedalare in salita. Ugh!
Minchia! Bella, ecco lì! Obiettivo raggiunto! Siamo arrivati al GPM. Adesso torniamo indietro e poi fondo valle, dobbiamo tornare laggiù. Finalmente della discesa. Adesso sì, che ragioniamo. Parlo poco perché non ho voglia di cadere, non ho voglia di fare cazzate. È carino, eh? Sì, soprattutto dopo 1500 metri in salita, che carissimi. Bello lucido. Adesso, mi ero appena lamentato che era più discesa che più salita che discesa. Lamentato no. Avevo obiettivamente fatto questa osservazione. E quindi adesso ci godiamo sta bella discesa. Endura. C'è un po' di free ride. Uppa! Poi sentiero il solito da Val Susa. Cassato, pietroso. Ideale se uno c'ha una spalla dolorante come me. Finalmente un bello flow, finalmente un pezzo flow, potrebbe definirsi un giro completo per l'e-bike perché la sfrutti veramente al massimo, la sfrutti in salita, sfrutti la batteria, la sfrutti in discesa, la sfrutti sul veloce e sugli rock slab. Grande.
Si intravedono segni di civiltà, quindi potremo anche essere prossimi al rientro su asfalto. Figo! Yeah! Yeah! Grande! Ole! Ci portiamo a casa un bel 1600 di dislivello, un probabilmente 45 km, fino a qua 32, quindi 32 di giro e il resto di trasferimento, tutto bello in mezzo ai boschi. Lì. E allora, se vi è piaciuto il video, mettetevi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Woo!